Siamo alle porte del millennio. Che cosa succede nel 1994? I sogni adesso non si sognano più. Li puoi trovare già pronti. Te li dà la TV. Ho capito, il concetto è chiaro. Ma ha qualche fatto che ci possa orientare? Diamo un'occhiata alla storia del mondo. Giusto. Aprile 1994. Iniziano i massacri in Ruanda. Il ruolo della Francia... S'il vous plaît, restons en Italie. Direi che è sufficiente guardare all'Italia. Limitiamoci all'Italia. L'Italia risale dalla corruzione, dal baratro di truffe e di raggiri in cui è sprofondata la nazione. La prima repubblica, nata dalla resistenza, annega nel fango dei corrotti un mare di tangenti e bustarelle, di mezzi busti e di salami cotti. I partiti sono andati che non tornano più indietro. La melma è grande sotto il cielo, l'orizzonte è nero. Ma come per magia si trova l'uomo giusto, l'uomo dei sogni rosa. Lui sogna per te, tu non ti preoccupare. L'uomo della messa in posa, il nuovo che avanza e spazza via le mafie, la clientela e il malaffare. E opla, fa sparire le tasse. Italiani, a me gli occhi, l'Italia è il paese che amo. Vi dico che è possibile farla per sempre finita con una politica di chiacchiere incomprensibili, con una politica di baruffe stupide, con una politica di politicanti senza scrupoli. Così scende in campo Silvio Berlusconi, forte del suo sorriso su tre televisioni, e vince le elezioni, diventa presidente del consiglio, consigli per gli acquisti, consiglia agli italiani e alle italiane di acquistare il suo sogno, di comprare l'allegria a rate e la felicità. Non vi racconto barzellette, no, scommettete con me su un vero colpo grosso, all'insegna del mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio, quindi posso. Ma questo lo sanno tutti, è storia nota, è cronachetta. Ma forse quel che i più ignorano è chi fosse il pensatore che con i suoi testi e le sue idee stava ispirando questa rivoluzione. Il teorico di questa novità, anche se non è stato subito e da tutti compreso, è un uomo di spettacolo, Umberto Smailà. E la sua trasmissione, Colpo Grosso, che all'insegna del vorrei e ora posso, abbonda di premi e spogliarelli, bamboline ammiccanti dai nomi fortemente concettuali. Esagerata, Scappatella, Maria Laò, Tripla. E anche i concorrenti, spuntati da ogni dove, espressioni dell'italico stivale, anche i concorrenti si mettono in mutande e sognano occhi aperti, sognano la crociera, sognano il caviale. Arriveremo a palazzo, faremo la scalata, dalle mutande alle prebende, ci faranno ministri e senatori. Colpo Grosso è realtà, pensiero e profezia, e la sigla finale è altissima teoria, un trattato terminale di necrotica filosofia, cantata dallo Smailà, scolaretto in grembiale, che canta e strizza l'occhio a milioni di scolari della scuola elementare, detta Italy, Italia. Écoutez bien. I sogni adesso non si sognano più, li puoi trovare già pronti, te li dà la TV. E li dovete mandar giù in un baleno, appena scodellati, se no non fanno effetto. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, con la coda finale? I sogni adesso non si sognano più, li puoi trovare già pronti, te li dà la TV. I sogni adesso li puoi vedere, e in mezzo a noi ci sei anche tu.